come una coltre di nebbia soffusa ed impalpabile, scende lentamente sopra un paesaggio autunnale dai colori ancora vistosi al tramonto, confondendone i contorni, così le immagini della mia memoria stanno sbiadendo e il tuo volto, stranamente soffuso di incredula mestizia, e di tuoi occhi, seppur forti e volitivi, stanno sbiadendo. Solo per un attimo vedo la tua bocca, il tempo di un bacio. Bellissimo. Chi hai scritto? Io. Ma adesso? No. È un gesto amoroso quello che guida il pennello di Luciana Mattarollo sulla tela. Un gesto capace di far affiorare volti così leggiadri da spiccare quasi il volo, come alla ricerca di un cuore puro dove posarsi e sbocciare. Il disegno corre veloce, dettato da una spinta misteriosa e respira nei colori delle emozioni. E come libri aperti, i ritratti dell'artista trevigiana che iniziò a dipingere folgorata dai visi di Modigliani raccontano di una vita vissuta fra illusioni e disincanti, senza tragedie, senza colpe. Titolo? Ritratto di Domenico. Ritratto di Domenico. Olio su tela? Olio su tela. 89, sì, è giusto. 89? 20 anni. A Giovanna. Un'amica? Sì. Un po' inventata questa vita. È l'unica spatola che ho fatto come quadro. Una spatola invece che pennello. Goya è mio maestro. Come Goya? Non è Modigliani? Ma Goya è... No, io ho fatto la tesi su Goya, no? Quindi Modigliani? Mi ha conquistato Goya con la sua Ma forza, non ti ispira Modigliani, la sua potenza. Beh, Modigliani è un po' così, in maniera superficiale, più superficiale, mentre Goya va più in profondità come significato. Come la ritrattista, faccio ritratti psicologici. Nudo maschile? Sì, olio su tela. Misure le abbiamo? 70-90 dovrebbe essere. Qua c'è la storia di una vita, c'è la mia. Thank you.
che è tipo di donna. Questo è la mia origine, il mio inconscio. Questo parla del mio inconscio. La donna che ritorna bambina qualche volta. Qualsiasi persona ha in sé tutte le età. Il novello? Sì. E questa colomba che porta dove? Che porta la pace, quindi un Adamo pacifico. Ecco, avevo previsto Obama qui, avevo fatto la reggenza. Ho già previsto che sarebbe arrivato un novello Adamo, e quindi un grande presidente di una grande nazione, che possa... Silvio, allora? Per carità... che possa salvare la terra e l'umanità, no? L'umanità, che la storia dell'umanità prosegua con la pace, perché vedi la colomba che vola, esce dalla mente di Adamo, è proprio all'altezza della mente, esce dalla sua mente, dal suo pensiero. Ho dimenticato tutto, perché per un attimo ho visto la tua immagine sepolta nel vuoto. Ho dimenticato tutto nella penombra di questa stanza. Non è vero, qui sento ancora l'eco di quel respiro, mentre una forza misteriosa mi tratteneva vicino a te, con le mani appoggiate sulle tue spalle possenti e colme di attese. Ed io ti guardo.